Be safe, be rock. Fare il formatore è una responsabilità. Da un lato è una responsabilità bellissima, perché noi abbiamo quell'occasione che sia poi un'ora, mezza giornata, una giornata addirittura di percorsi formativi per porre... Do fare in modo che le persone si pongano delle domande e si diano le giuste risposte. Figuriamoci quando parliamo del prendersi cura di se stessi, degli altri, come la poi la sicurezza sul lavoro, quanto fondamentale è questo passaggio per davvero avviare un cambiamento culturale. È una responsabilità anche in senso negativo, perché se non abbiamo ben presente questo questo bel dono che noi possiamo avere in aula, andiamo lì con le slide fatte dieci anni fa e poi siamo noi responsabili degli sbadigli e delle cose che non cambiano in azienda. Di questo ne è profondamente consapevole l'ospite di oggi che è un amico, eh, ma non è qui per amicizia, ma per una stima ineguagliabile non solo della persona, della sua azienda, ma... In particolar modo, anche del progetto che lui ci propone oggi e che, già in Italia, veramente sta <ride> cambiando tutte le carte in gioco. Sorrido perché le carte avranno un significato nella cultura della sicurezza attraverso la formazione. Beh, parliamo con lui, Alessandro Nanni, di Play Sicurezza. Ciao Stefano, ben trovato. Ma ben trovato a te. E per noi è un reincontro, ci conosciamo da anni e condividiamo tantissimo questo aspetto di andare a perlustrare, no? quindi non accontentarsi di ciò che è scontato, ma andare a scoprire qualcosa di nuovo. E te, insomma, hai scoperto un qualcosa non di nuovo, di unico in Italia. Sì, in effetti la ricerca è quello che ci ha sempre contraddistinto e è l'elemento fondamentale per riuscire a proporre delle formazioni che siano veramente efficaci e portino il risultato a chi partecipa. E questa ricerca si è basata spesso su aspetti scientifici e nel, nel percorso che ho fatto eh, siamo arrivati a creare Play Sicurezza che è un metodo di formazione divertente ed efficace ma divertente perché è funzionale all'efficacia, perché il sorriso, la partecipazione e il coinvolgimento diventano uno degli elementi basi per far sì che gli argomenti, anche tecnici, si fissano nel lungo periodo nella testa delle persone. Ecco, ti, ti fermo un attimo, Alessandro, perché tante persone a volte eh, malinterpretano no, il divertimento, eppure le tue referenze attraverso la comunicazione, lo leggiamo, grandi aziende sono felicissime di aver fatto i percorsi insieme a voi, perché il divertimento è un'arma in più. Perché tramite il divertimento avviene il coinvolgimento, avviene la presenza attiva, avviene la partecipazione. Queste sono tre cose che permettono alle persone di eh, farsi quelle domande che dicevi tu nella presentazione di cercare, avere voglia di trovare delle risposte e anche di fissare i contenuti eh, che noi cerchiamo di trasferire, che sono sì obbligatori, ma soprattutto servono per far imparare i giusti comportamenti alle persone. E quindi eh, si riconosce, ma questo avviene già in America o in altre nazioni, eh, l'utilizzo di aspetti divertenti, che in alcuni casi sono il gioco, in alcuni casi sono esercizi, in alcuni casi sono icebreaker, in alcuni casi sono utilizzo di video anche emotivi, che però riescono ad aprire il canale dell'ascolto e a bloccare queste cose nella testa delle persone per lungo periodo, che poi sarebbe l'efficacia che vorremmo garantire. Tra l'altro è un modello che, insomma, il, il formatore ha un ruolo chiave, tant'è che nella tua progettualità non è che in aula ci può andare qualsiasi persona, giusto? C'è una grossa preparazione a parte vostra assolutamente perché seppur io sono stato il primo otto anni fa ad oggi abbiamo 6-7 trainer che sono in qualche modo certificati nella nostra struttura vuol dire che ci vogliono almeno 6 mesi per arrivare ad essere in grado ad essere un formatore play e in più um, vuol dire proprio ribaltare l'idea perché quello che troviamo Stefano e tu pure lo vivi è che troviamo troppi formatori che non sono formatori, ma sono dei bravissimi tecnici, quindi non hanno idea di eh, avere le abilità professionali per far passare questi contenuti che hanno. Questo è il passaggio che chi viene da noi a lavorare o chi già era con noi ha dovuto fare. Quindi diventare un formatore professionista, un professionista della comunicazione efficace. E che poi ce lo Cioè, a volte davvero ce lo dimentichiamo, non basta conoscere le cose. Formare vuol dire il saper comunicare, ingaggiare, far comprendere, stimolare. Insomma, sono tanti gli aspetti, se no, tutti, una volta studiato il libro, saprebbero formare tutti quanti, non è, tutti gli altri, non è così. Esatto. E guarda il percorso bello che noi ci teniamo anche a condividere in questa intervista è che noi abbiamo un perché molto profondo, cioè abbiamo il sogno di trasformare la formazione della sicurezza in Italia. Partecipi anche tu perché lo stai facendo e siamo ben contenti di condividerlo con te. Dalla nostra parte questo ci ha portato anche a ideare un percorso formazione formatori per trasferire le nostre modalità play a, a, ad altri e già siamo alla seconda edizione, si sono iscritti sia formatori che lavorano dentro l'azienda, sia formatori che fanno il nostro stesso mestiere ma in altre regioni e è bellissimo condividere queste tecniche che negli anni abbiamo appreso, affinato e, e migliorato per fare in modo che più aule possibile in Italia diventino veramente efficaci e coinvolgenti. E questo spirito di condivisione e complicità è il vero senso poi del lavorare insieme, no? E quindi, sì, naturalmente, avere un gioiello come per voi è play sicurezza, ma poi dare le proprie conoscenze a disposizione di altri formatori che se faranno bene nelle loro aule. Insomma, questa famosa cultura della sicurezza, in qualche modo schiuderemo. Ma di una cosa adesso vogliamo sapere, play sicurezza cos'è esattamente? È una, un metodo che comprende tanti, io li chiamo pilastri, eh, che garantiscono l'efficacia. Uno di questi è sicuramente il gioco e, e infatti siamo stati i primi a ideare un gioco da tavolo che eh, diventa uno strumento formativo per il formatore. E abbiamo, ci abbiamo messo 18 mesi di lavoro, l'abbiamo testato per altri 15-18 mesi e ad oggi anche questo lo usiamo regolarmente nelle aule di qualsiasi tipo, quindi lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, e anche questo dal 2023 l'abbiamo messo a disposizione di chi vuole investire tempo e impegno eh, per poterlo prendere e iniziare a farlo diventare uno strumento eh, che utilizza per essere coinvolgente. Chiaro, Play Sicurezza, la domanda che mi hai fatto te, è composta di tanti pilastri, di tanti pezzetti eh, che insieme formano la metodologia completa. Però riuscire a condividerne qualcuno ci è sembrato fondamentale per cambiare un po' lo schema di, 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 di tutta la formazione che avviene. Allora, in Italia. Stiamo parlando di un, che ne so, un format formativo, ma è di un approccio, di un metodo che poi si splitta, no? hai, hai fatto l'esempio ora del gioco, ma insomma poi ci sono anche altri esempi. E... Gli, i destinatari li hai appena elencati te ne manca uno speriamo che quando uscirà questo decreto insomma coinvolgerai anche anche loro gli imprenditori allora già noi essendo sempre un po come te eversivi e un po rock eh, abbiamo già utilizzato in alcune aziende un po intelligenti e più avanti eh, di avere l'amministratore delegato o il datore di lavoro in aula, a volte insieme ai dirigenti a volte insieme ai preposti quindi quando arriverà noi già abbiamo fatto le nostre sperimentazioni siamo già pronti eh, crediamo che sia importante speriamo che non sia messa la forma a distanza e soprattutto le learning perché sennò sarebbe l'ennesima eh, opportunità eh, sprecata certo. e, e ti devo dire che ho trovato degli amministratori delegati e dei datori di lavoro molto interessati a eh, una formazione che sia pratica, perché una delle cose importanti è pragmatica, cioè una delle cose importanti che noi facciamo facendo anche tante esercitazioni in aula è che eh, l'amministratore o il datore di lavoro si trova la possibilità di ehm, non vivere la regola e la legge, ma eh, vivere il senso della legge, il perché quella legge è importante per la sua azienda e avere lo stimolo quindi domani di, che poi sia elaborare una nuova, nuova procedura piano di manutenzione, insomma tutte le grandi caratteristiche della sicurezza sul lavoro aver voglia di farlo esatto. sempre sul, sul web attraverso i vostri canali e per sicurezza si trova un po' ovunque eh, quello che eh, conferma la bontà del, del vostro approccio poi sono le, le referenze i, i, i questionari di gradimento che pubblicate, ecco Insomma, te ne, ne hai letti diversi. Qual è lo, lo spunto migliore che ti ha dato un partecipante quando, a, fine, a fine di questo percorso? Guarda, di solito c'è una pubblicità che dice per tutto il resto c'è Mastercard. <ride> Invece per questo tipo di commenti che ho letto eh, non c'è nessun valore economico che rende il paio. Eh, la frase esco dal corso come una persona migliore. È un'affermazione un che abbiamo trovato scritta diverse volte che ci fa capire l'importanza di fare formazione di sicurezza fatta bene, è un'importanza che anche tu eserciti e fai vivere, e cioè il fatto che si esce dal singolo obbligo dato dal luogo di lavoro, ma si parla di sicurezza intesa nella vita e quindi anche fuori. E quindi una persona che scrive, ne esco come una persona migliore. Eh, vuol dire che in quelle ore ha fatto un percorso interiore ha fatto un percorso cognitivo emotivo che gli ha permesso di rendersi conto di essere voluto come persona che bello, e questo bello. secondo me non c'ha paragoni nessuno. per, questo dico per che... tutto il resto c'è Mastercard per, per questo no, mi... <ride> E voi operate naturalmente a tutto a livello nazionale, quindi dove vi chiamano, vi organizzate, vi spostate. Ecco, giusto per far capire della, anche qui, confermare la bontà di quello che è un prodotto. Il rock and safe non è qui a fare eh, marchetta, a noi ci piace. Insomma, gli approcci rock, perché poi alla fine di sicurezza di sicuro è protagonista per eh, sentirsi persone migliori, come appena è, esatto. Alessandro. Qualche nome di azienda con cui avete lavorato e vi ha dato buoni risultati. Noi nasciamo nelle marche e quindi nelle marche in questi anni grazie a Play Sicurezza ormai seguiamo tutte le aziende più strutturate, più importanti e che hanno voglia di fare i passi più avanti, quindi da Lube, Scavolini, Clementoni, Poltrona Frau, eh, ma anche aziende che vanno nel B2B, quindi sono meno conosciute, quindi Elica, Imesa, BS che poi insieme a Elica è una delle aziende quotate in borsa e poi grazie agli diciamo, ultimi due anni ci sono arrivate richieste fuori e quindi siamo riusciti a um, uscire dalla nostra dimensione regionale e come hai detto te in base a chi ci chiama, chi ha veramente interesse a ottenere un risultato, eh, gestiamo anche le aziende che stanno in altre regioni. Recentemente sono stato a Torino dopo domani sarò nella tua regione ah, e, e quindi fa un po caldo, ti avverto, fa un po' caldo, vestiti leggero assolutamente e bevi parecchio e bevi parecchio, bevi parecchia acqua beh fantastico è un progetto davvero davvero bello che fra l'altro insomma io dalle parole l'ho sentito nascere e sono felicissimo di quanto abbia preso quota anche perché quando si diventa poi così ben strutturati c'è cioè solo a sperare anche le evoluzioni future che forse oggi non ci immaginiamo nemmeno, ma chissà cosa tirerai fuori. Tirerai fuori. Mm. Ho letto proprio in questi giorni, Alessandro, e sono sicuro che ti piace, che molte volte si dice che eh, la passione ci spinge a lavorare bene. In realtà sono poi anche i bei risultati che otteniamo nel lavoro a generare sempre più passione e quindi voglia di fare cose nuove nella vita. E, insomma, noi queste cose, questi risultati arrivano e siamo degli appassionati del fare sicurezza in un modo veramente nuovo complimenti su questo ti dico una cosa che, che ci unisce ehm, la capacità di innovare nel senso che la passione i risultati che arrivano ci portano anche a voler creare ulteriori novità no te lo fai spesso anche noi per esempio per darti un'idea come play sicurezza poi pian piano ogni anno cerca di tirar fuori delle novità Quest'anno a ottobre noi avremo un evento che è alla terza edizione che si chiama Play Sicurezza Day, stanno venendo da tutta Italia, certo principalmente dalla nostra regione, e presenteremo il, un nuovo gioco completamente diverso dal primo che si chiamerà Intervengo Io per lavorare sul tema dell'intervenire, nuovo obbligo dei preposti, ma in realtà eh, un'idea che tutti dovrebbero avere in azienda e lanceremo per la prima volta l'utilizzo di una web serie tv che abbiamo registrato noi per farla diventare anche questo uno strumento formativo quindi Fantastico. facendo vedere la, la serie tv che abbiamo registrato le persone fanno formazione ma fantastico. Tutte queste informazioni chi volesse venire al Play Sicurezza Day lo trova con, sul sito laddiero, playsicurezza.it, giusto? Sì, assolutamente. Eh? Oltre al numero verde che ho notato prima. Guarda Alessandro ha messo anche il numero verde. Sì. grandissimo. Alessandro, grazie. Eh, noi di Rock and Safe siamo felicissimi, seguiremo, eh, anzi vediamo un po' se al Play Sicurezza Day quella data posso essere lì ad Ancona dove lo organizzerete, eh, che magari commenteremo e documenteremo un po' la giornata, perché siamo, noi siamo lieti, ci piace la complicità, la complicità con le cose belle e Play Sicurezza è una cosa bella, davvero. Grazie ringrazio te perché la stima fiducia e fiducia è reciproca e perché abbiamo la stessa missione, quindi avanti tutta avanti tutta, quindi premete il tasto play andato su playsicurezza.it ovviamente, ciao Alessandro ciao Stefano, buona giornata anche a te ma quanto è bello parlare di sicurezza con questa energia, questa passione e non solo parlare come ha detto Alessandro Play mira la concretezza con l'esercitazione quindi noi di Rocket Safe siamo contentissimi non solo di essere amici di Alessandro e tutto il suo staff, naturalmente, che salutiamo, ma eh, ci piace divulgare a differenza, insomma, di, di, di tante persone. Spicciole eh, complicazioni che ci creiamo a volte no, nel creare competizione. Invece, bella la complicità, bello il divulgare il, uh, nuovi metodi, nuovi approcci. E play sicurezza è sicuramente un approccio che ti consigliamo. Noi ci vediamo la prossima settimana. Be safe, di rock.